I dati odierni si parlano di 5 persone guarite e di 0 positività, quindi dati buoni, anche se, come abbiamo detto nei giorni scorsi, la situazione del virus continua a esistere, c'è stata una campagna di vaccinazione oramai decisamente significativa ed importante anche nella nostra città, e questo è l'aspetto più forte da sottolineare, perché quello che, come abbiamo sempre detto, come ci hanno sempre detto, è quello decisivo per la sconfitta del Covid. Certo, si apre ora una fase nuova nella quale l'accelerazione della vaccinazione anche alle fasce ed età più giovani diventa fondamentale e importante per tornare a consentirci tutti a fare una vita normale. Il numero dei positivi complessivo è molto molto diminuito, per fortuna, complice anche, credo, il cambiamento di stagione. E difatti su questo dobbiamo stare molto attenti, perché anche l'anno scorso ci fu una drastica riduzione di nuove positività e non c'era il vaccino. Quest'anno, oltre a questo, c'è anche il vaccino, per cui è chiaro che dobbiamo auspicare, ci possiamo auspicare in maniera ragionevole, diciamo, un'estate sicuramente all'insegna del recupero della socialità, delle relazioni, delle iniziative, delle manifestazioni e anche della vita economica. E quello sulla vita economica è, credo, una delle scommesse più importanti, perché la cosiddetta ripartenza ovviamente ha senso nella misura in cui saremo in grado di vedere anche una ripresa economica. I dati, gli indicatori parlano di questo e sicuramente sembra ci possano indurre all'ottimismo, però è chiaro che la strada è ancora molto lunga, complessa, difficile, ma credo di poter dire che anche dal punto di vista della produzione, delle attività commerciali, c'è stata, mi pare, una possibilità di ripresa importante, perché i segnali sono sicuramente molto buoni. Noi abbiamo inteso ovviamente riproporre stati stanchi quest'anno sulla falsa riga dell'oramai iniziativa ultraventennale, che ha sempre riscosso un grande successo. Anche questo è un segnale di ripresa di socialità, di relazioni, di rapporti. Certo, occorre sempre seguire le prescrizioni necessarie, a cominciare dalla mascherina che ritorna immediatamente su. Però credo che dovremo, da questo punto di vista, tornare ad apprezzare questo recupero di libertà che abbiamo. Certo, la libertà va saputa gestire con responsabilità, ma i tifernati, io devo dire, mi pare l'abbiano fatto nel corso di questi lunghi mesi.